Allora, Reunion 2018, Manuela, Sauro, Davide Hammer, Docs e io Roberto. Dunque, noi siamo qua per una espressa e esplicita richiesta da parte di Sauro durante l'evento dello stand di Docs di Verona. C'è stato questo incontro. E come nasce questa tua idea? Cioè l'idea della Reunion e poi il perché il Docs e perché tutto questo imbarazzo? Certo. La Reunion è nata da un nostro carissimo amico che si chiama Riberto Fumagalli e l'altro un nostro amico Mario Foschi, che in una serata d'inverno hanno sognato su un divano praticamente un evento che potesse legare la passione dei motori insieme a quella del territorio, che è appunto l'Emilia Romagna, per accomunare chiaramente amici di tutta Italia, ma anche rendere internazionale quello che è chiaramente l'amore per i motori. E abbiamo così cercato nel corso degli anni di sviluppare un progetto che è nato nel 2014 e ad oggi siamo alla quarta edizione. E abbiamo visitato molte fiere nel corso di questi anni, abbiamo seguito tutto quello che ha fatto Lorenzo Tossena, Docs Tossena, durante le fiere, tutti i suoi progetti, i suoi stand meravigliosi, veramente all'avanguardia, nonché l'ultimo che abbiamo visto alla Motobike Expo di Verona 2017. E lì siamo rimasti veramente colpiti e allora gli abbiamo fatto una proposta indecente, se così si può dire. Una proposta indecente e c'è nata dal cuore, ma perché non vieni giù da noi, in Romagna, insieme agli amici della MAC che sono praticamente quelli che hanno creato l'evento. Noi come Centro Congressi SGR siamo i partner organizzativi, perché non vieni giù da noi e crei una giuria di specialisti del settore moto americane, auto americane, per creare dei contest all'interno della Reunion Rimini. Allora, contest che mancavano fino all'ultima edizione, cioè da questa edizione, certo, abbiamo il contest. Certo, questo è il primo anno che si realizza un contest Reunion Rimini. E tu, dalla tua parte? Io sono rimasto piacevolmente sorpreso perché non mi... Come ti nasce l'idea dello stand? L'idea dello stand è stata un azzardo, io non faccio mai gli stand, però quest'anno ho deciso di fare lo stand. Per celebrare i tuoi 27, quasi 30 anni. Sì, poi dietro con gli anni ci si perde, in realtà sarebbero 27 e mezzo, 28, ma poi effettivamente ho iniziato prima. Lui pensa che lui pensava... 30 anni ci siamo. Pensava di aver esagerato dicendo, oh Robin, c'ho un elicottero, c'ho forse ho un po' calcato la mano, in realtà questa cosa invece gli ha giocato a favore. Sì, diciamo che in realtà è servito forse più per un discorso di immagine, per dimostrare che comunque si poteva, dal nostro punto di vista della Docs Design, mettere le mani creative su qualunque cosa, quindi su moto, dalla moto di metallo a un grosso bagger fino a un elicottero, perciò questo era un po' il messaggio. Quindi vede sempre la fantasia. Questo era un po' il messaggio. E qualche soldo. Certo non mi aspettavo che questo mi portasse a essere chiamato da un evento grosso e importante come questo per appunto guidare una crew di esperti e dover avere questa responsabilità di giudicare delle moto sia per quanto riguarda l'aspetto estetico, ma per quanto riguarda ovviamente anche le soluzioni meccaniche. Questo, ma anche per le auto americane, perché poi avete deciso di fare un contest anche per le auto americane, forse anche grazie ai miei trascorsi con le auto americane, abbiamo avuto appunto questa onorificenza, questa richiesta che abbiamo onorato durante la manifestazione. Per fare questo ho creato una squadra, perché da solo sarebbe stato troppo complicato, e ho deciso di chiamare persone che conosco e di rilievo. Quindi, a parte l'amico Roberto, che conosco da tanti anni, che è in rilievo, che è in rilievo ed è molto ingombrante, come lo dico sempre, che ovviamente ha dei trascorsi sia per quanto riguarda le auto americane che per le moto non solamente le sa guardare, ma ci sa anche mettere le mani, soprattutto nelle Harley, non aggiungere niente che fai bella figura. Sto parlando delle Harley. E poi ho chiamato degli altri esperti, quindi vabbè, sicuramente Manuela Mancin per quanto riguarda il mondo delle auto americane e delle Mustang ormai sta pian piano assumendo una posizione di rilievo sia a livello del Mustang Club, della scena Mustang italiana, ma anche della scena americana, perché da poco si è entrato a far parte del direttivo
del Mustang Club of America, che insomma è l'unica non solamente italiana, ma l'unica donna ed è anche l'unica non americana. E forse anche la prima europea. E insieme a noi tre ho voluto coinvolgere anche un personaggio che del custom ha fatto la sua vita a livello delle moto che è appunto Jerry Caronte, pluricampione del mondo AMD, è stato tantissime volte in America, ci diceva più di 20 ieri. Oltre 200 servizi su giornali internazionali, sì, oltre 50 copertine. È una persona molto discreta, ma quando incominci a parlarci insieme ti tira fuori fotografie nel telefono. Se ti può raccontare qualcosa di sé, ha veramente tanto da raccontare. È veramente, però non se ne vanta. Incredibile, sì. È veramente un personaggio che va scoperto per chi non lo conosce. Ed è uno che volevamo celebrare proprio per quello che rappresenta, cioè il custom italiano, la vecchia guardia, è una persona che secondo il mio punto di vista merita rispetto e va portata come persona di rilievo e competente in questi contesti. Io l'ho proposto, mi è piaciuta, e poi ho chiamato anche Ono Wering, che è un famoso fotografo, molti lo conoscono, è la scena delle moto, è un fotografo ufficiale della AMD, The World Championship, gira tutta Europa, gli Stati Uniti, è olandese, e quindi ha seguito il piace l'Italia, delle moto. È spesso in Italia per diversi anni. Adesso gli piace soprattutto la Romagna. Sì, soprattutto perché mangia 2000. E questa è un po' la squadra che ho preso. Io mi ricordo, Davide, che tipo 2 anni fa ci raccontava di questo evento che c'era in corso a Rimini, che c'era un sacco di moto, un sacco di persone, e noi dicevamo, in tutta onestà dicevamo, porca cane, fino a Rimini, questo parla di un sacco di moto, però cacchio, Rimini è lontana, poi magari piove, poi magari è... Ragazzi, noi da buoni milanesi, pigri, come sempre. Posso dirvi che l'abbiamo preso un po' sotto gamba questa cosa, c'è andata... come dire, di fortuna che abbiamo avuto la possibilità di viverla dall'altra parte, non da spettatori ma da giuria, per tutta la staff, per tutta la situazione che si è creata, e devo ammettere che abbiamo un livello di pigrizia mentale che ci porta a non goderci più il viaggio del raduno come era all'inizio, cioè noi ci siamo persi veramente questo gusto di dire c'è da andare a, ma il viaggio è la cosa bella, e poi qui abbiamo trovato una seconda casa, perché comunque siamo stati... C'è da dire che ormai sei anziano. Sì, che questo è vero. Quello che non capisco io è come fa un Davide Hammer da Milano, che ha una pagina Facebook, e sinceramente non so neanche che lavoro faccia, perché ci conosciamo, ma ci conosciamo da moto, non ci conosciamo, cioè non è che siamo gente che andiamo a mangiare assieme tutti i giorni, ci raccontiamo e confidiamo, come faccio con lui. E mi chiedo cosa c'entra lui con Rimini. Cioè tu come vieni agganciato a Rimini? Allora, la bella storia. bisogna fare un pochettino di passi indietro. Ma ormai sono quasi 6 anni, allora è semplice, diciamo che la mia pagina Facebook è nata per caso. La tua pagina Facebook si chiama? A tutti, possessore di un Harley che vogliono scambiarsi esperienze. Una roba veramente corta, cioè non potete non vederla. Non era la solita pagina, noi siamo della... No, io avevo bisogno di... capire. Sei solo tu fondamentalmente. Sì, sono solo amici. Io ho bisogno di capire come mai mi era successa una cosa non bella con la mia motocicletta. Io considerate che sono un harleyista un po' particolare, nel senso che con tre Harley, che io ho l'Harley dal 2003, quella del centenario, e tra una, due, tre ho fatto 350.000 km, quindi fate conto. Fai strada, insomma. Ma sì, un attimo. Però, indietro da Rimini, comunque. Esatto. Però purtroppo con l'ultimo ho avuto dei problemi. Vabbè, ma si sa che l'ultimo non è che si sta guardando l'Italia. E allora io avevo parlato con l'Harley Davidson, per farmela breve, l'Harley Davidson mi ha detto affari. Arrangia. Allora io mi ero un po' arrabbiato, visto che avevo speso, io... 3 Ultra, non è che ero 3 Sport, 3 Ultra, e avete, ma com'è il trattamento? Qui sei milanese, cioè io c'ho 3 Ultra. Per fare, alla fine, ho aperto una pagina. Ho aperto una pagina e ho detto, voglio vedere se... lo scopo qual era? Di trovare gente che avesse vissuto la tua stessa situazione. Perfetto. Ok. La pagina è nata con 20 amici, perché è sempre così, 20 amici. Poi siamo a 17.000 euro.
Poi, come diceva Sauro... Quindi sono 17.000 persone che non da lamentarsi di questo. No, lamentarsi no, perché nonostante tutto Larry Davidson gioca sul fatto del mito, che comunque sono delle... Escusiamo un sacco di cose. Sono delle moto che... Concettualmente hanno 150, 115 anni. Sì, e alla fine va bene così. Un giorno in questo gruppo sono arrivati tanti altri amici, di cui Roberto, tante persone... Che tu non conoscevi, cioè tu non conoscevi dalla pagina. Considerate una cosa importante, questo gruppo è nato perché io facendo tanta strada, la mia idea era quella di girare e in qualsiasi posto dove andavo trovavo della gente che poteva aiutarmi, trovare gente che mi diceva vai di là, vai di lì, vedi quello, non da turista, ma da uno di loro, del gruppo, del posto. Morale, cosa è successo? Una sera, come diceva Sauro, nel gruppo c'era Roberto, c'era un po' di gente, mi arriva un messaggio su Messenger che era Roberto, dicendomi ciao Davide, noi non ci conosciamo, ho un'idea in testa, voglio fare un raduno a Rimini. Io sono rimasto, ho detto Rimini, un raduno? Beh, anche lui ha fatto quello che abbiamo fatto noi allora. Noi non abbiamo, noi dietro non abbiamo, per il cibo, dietro non c'è, noi non facciamo questo mestiere. Io vendo, lavoro nel software, non c'è niente. Non facciamo questo mestiere, non abbiamo sponsor, non c'è la rete, non c'è niente di niente. Tutta roba privata. Tutta roba così. Di passione. Passione, la parola giusta è passione e basta. E ci piace la passione. Così perché... La soddisfazione di mettere insieme delle persone in un piazzale di una città lontana da Milano. A Verona, dopo che ci siamo scritti, da fate conto, ottobre, novembre, dicembre, a Verona ci siamo incontrati e abbiamo presentato il primo manifesto nel 2015 della prima reunion allo stand MAC, ma io queste pezze non ci avevo niente, non li conoscevo, non li conoscevo di persona, ok? Allora mi hanno invitato allo stand, abbiamo fatto questa locandina e abbiamo cominciato a distribuire il giro volantino. Ma da emeriti sconosciuti, difatti quando ne ho parlato in giro, ma Rimini, cosa si dice? E la prima volta ne parlavo con un po' di enfasi, ma noi non riusciamo, cioè non riusciva a trasmetterci questa enfasi, allora, perché era come uno dei tanti che gli dire, oh guarda che c'è l'evento di... Allora, vi dico solo questo, alla prima edizione eravamo preoccupati se il raduno lo facevamo noi quattro, e basta, perché non avevamo un feedback di ritorno, in più... eravamo, non dico snobbati, però ripeto, cioè, giustamente. Diciamo senso, che devi anche guadagnarti un po' di, come dire, di rispetto, di rispetto, di credibilità, perché ci sono tante persone che parlano e poi le cose vengono sempre... Tutto sommato il primo evento è andato benissimo, benissimo. Al di fuori delle aspettative. Io questa cosa viaggia, che incoraggia. Era già comunque sviluppato più o meno in questa forma? Allora, la zona era qua. La zona era questa, quindi la piazza questa, chiusa, il palco lì, certo, sì, immagino sì, magari qualche stand in meno, molti espositori in meno, metà, però più o meno l'area. Avevamo un palchetto da festa di paese, ma perché era giusto così che doveva essere. Sì, certo. Dopodiché, poi ripeto, quelli venuti, devo dire una cosa, sono venuti quelli liberi, no? I free biker. E poi non c'era, tu hai una Yamaha, uno vieni, cioè che problema sì, c'è? Sì, di una volta. Una festa, non gli ho detto, a me non mi piace. Di uno, secondo me, che si può accumulare a tante altre situazioni, ormai che sono anche fashion, diciamo, di moda, la parola reunion fondamentalmente è la riunione, cioè qua ci sarebbe veramente da fare una riunione di amici, ecco, andrebbe intesa proprio così, in questa maniera. Un momento di aggregazione tra le persone, infatti, che ha una passione. All'inizio io non chiamavo raduno, non lo chiamavo neanche io, una festa. Venite, facciamo la festa, perché poi, vabbè, questa è la capitale della festa. Beh, certo. Quindi. E quindi siamo arrivati finalmente alla quarta edizione. Sì. Quindi tu praticamente sei stato... insieme a questa persona che ti ha chiamato, sì, l'ideatore concettuale, diciamo, sì, hai fatto quello che sta facendo il Docs adesso. E cosa ho fatto io? Diciamo che hai organizzato la giuria, hai portato un nonno dalla Svezia, dall'Olanda, hai portato un Jerry Cavonte, quello che ha fatto lui mi sembra ben più alto, ma perché dire, vabbè, non è che voglio dare più importanza o meno importanza, però secondo me è una successione di
eventi che si creano, di casualità che si creano per una connessione di amicizie di... e poi di cose fatte in passato, perché comunque c'è sempre un trascorso di passato. Hai comunque una storia. Esatto, bravo, cioè tu hai comunque una storia. Io arrivo comunque da, senza rinnegare il mio passato, io arrivo dai Chanter, nel senso che... Dagli occhi. Sì, io sono stato dentro al Monza, al Milano, voglio dire... Però poi alla fine, senza togliere niente a nessuno... È un'altra situazione. Sì, mi era troppo stretto, cioè poi ripeto, io sono una persona che a me piace viaggiare anche da solo con la mia compagna, noi viaggiamo. Noi abbiamo fatto il giro d'Italia, siamo andati in Svezia, siamo andati in... abbiamo tanta strada. E quindi la passione è quella, ripeto, questa cosa è nata qui, dopodiché cosa, perché io ho le pezze? Perché dopodiché... Perché i soldi sono finiti. Ma no, anche quello. Ma poi è successo che abbiamo creato un legame talmente forte con il gruppo MAC qui di Rimini, che loro in una festa, il presidente, che purtroppo ci ha lasciato 2 mesi fa, mi ha detto, mi ha fatto una proposta, mi ha detto: noi avremmo il piacere di farti socio onorario del nostro club. Beh, sembra anche meritato, sì, giusto. E mi fa: ma tu avresti il piacere di ricevere i... Gli ho detto: guarda che è una cosa che... Non te la chiedevo, ma insomma... Ma no, ma poi non me lo sarei mai aspettato, anche perché a differenza degli altri, che ti paghi ed entri, qui ti invito. Qui è una famiglia, se tu non vai bene alla famiglia, puoi anche stare qui 30 anni, ma non diventerai mai un socio loro. Sì. Quindi Sante, il gruppo direttivo, mi ha fatto questa proposta, io mi sono sentito onorato, no? E quindi siamo andati avanti. Beh, quindi insomma, ormai io diciamo che è una serie di coincidenze comunque. Sì. Bravo, sono coincidenze. Solo coincidenze, sì. E quindi, positive. Quindi dopo questo inizio, la palla o comunque l'organizzazione condivisa si è forse spostato un po' l'asse, sì, mi pare di capire, sì, no? Quindi subentrate voi, Sauro con il tuo staff. Subentriamo noi come centro. Sempre in collaborazione col MAC. Certo, come centro congressi SGR, come partner organizzativo dell'evento, essendo amici storici dei MAC, abbiamo un legame storico. Abbiamo deciso di sposare questa causa, abbiamo creduto, soprattutto il nostro grande presidente Michele De Migi ha creduto nel progetto sin dall'inizio, ci ha dato la forza per portare avanti praticamente questo progetto, e insieme a loro abbiamo sviluppato proprio dall'inizio, dalle piccole idee, siamo arrivati a creare un villaggio, quello che oggi avete. Dacci qualche numero, giusto per velocemente, i numeri di quello che avete, persone, attività. Certo. Abbiamo, allora, per quanto riguarda gli stand espositivi, abbiamo, per quanto riguarda il merchandising, 160-170 stand espositivi ad oggi. Abbiamo case motociclistiche rappresentative da concessionari, ma anche da case madri, come Ufficiali, come Ducati, Indian, Harley Davidson, Moto Guzzi. Che sono espositori, espositori, non sono sponsor, no, come non sono sponsor, no. Assolutamente sono semplici espositori, sono semplici espositori che vengono, cioè, mostrano, che c'è un'affluenza grossa e loro vedono una vetrina, il loro prodotto, fanno fare dei demo ride, quindi proprio su strada dei loro prodotti, che è una cosa bellissima, perché ho visto che avete un sacco di dire che in Romagna provare molto con le breste, diciamo, di essere proprio riva al mare, è una cosa meravigliosa. Beh, lo stesso anno si è preso una India, si è fatto una passeggiata con la figlia insieme a loro, è contentissimo. Sì, certo. Ecco, io volevo, l'ultima cosa che volevo capire è, visto che abbiamo questa novità del questo new entry delle donne in questo mondo molto per antonomasia maschile, che noi abbiamo celebrato tra l'altro, sì, esatto, visto dall'occhio di una donna, secondo te come cosa manca, se manca, come l'hai vissuta, come l'hai vista, parla Manuela ovviamente, in una veste femminile? Secondo me non manca assolutamente niente, certo che comunque di anno in anno le cose vengono migliorate, si pensa sempre a delle cose nuove, e il pensare a delle cose nuove fa aumentare comunque la visibilità e anche la credibilità. E il mondo delle donne nei motori è ancora da scoprire, in parte. Ci sono delle donne che fanno delle cose veramente eccezionali, tipo l'Arianna Casoli, che è una pilota NASCAR, che abbiamo premiato oggi sul palco. Ma comunque ci sono moltissime donne che guidano moto, guidano auto,
fanno delle cose molto belle, dei viaggi molto belli, in particolare da sole nel mondo, che magari non sono conosciute. E sarebbe bene dare un pochino più di luce. E qua mi sembra che insomma l'avete trovato. Qua c'è la giusta luce, anche perché comunque, come dicevano, la reunion non è un evento che è fine a se stesso, è un pochino il modo di riunire e condividere anche eventuali problemi che uno riscontra. Di conseguenza comunque i problemi possono essere per le donne o per gli uomini, indifferentemente. E nello stesso tempo trovare persone nuove con cui condividere la propria passione, farla aumentare e attirare dentro anche la visibilità delle famiglie nel mondo dello sport prettamente maschile, normalmente dedicato agli uomini. Ultimamente invece si sta aprendo un pochino anche l'interesse da parte delle donne, dei giovani soprattutto, che vedono questo mondo di auto e moto americane in particolar modo importante. Tolto il fatto che siamo nella terra dei motori, dove non solo le auto e le moto americane sono protagoniste, ma soprattutto l'eccellenza dei motori. Ecco, diciamo questa cosa, anche io ho notato che per la prima volta in qualche anno, dove ci si lamenta sempre della mancanza di giovani, qua giovani ce n'erano tanti. Ho visto molti ragazzi, anche a Rimini. Siamo a Rimini, probabilmente è questo che fa la differenza, perché comunque è una città molto da giovani, è una città di divertimenti, però comunque ci sono questi ragazzi che si stanno interessando, cioè io veramente ripeto, non perché siamo qua, perché c'è Sauro e Davide, però c'erano tanti ragazzi. C'è un'area diversa sì. rispetto a quella che respiriamo sì. Probabilmente noi. L'evento fiera, è un po' come ti raccontavano per saltare un discorso altro, che siamo andati qualche settimana fa ad Alghero, in Sardegna, no? Sì. Cioè uscendo veramente dal nostro ambiente, respiriamo un'area proprio di entusiasmo diverso, di vedere le cose in maniera diversa rispetto a noi. Diciamo che il problema che noi possiamo vedere loro l'hanno già risolto perché lo vogliono risolvere, esatto. Fondamentalmente. Quindi complimenti veramente perché. E per il futuro, ultima domanda che poi chiudiamo, per il futuro cosa vi aspettate? Avete delle nuove idee l'anno prossimo? Certo Lorenzo, abbiamo delle idee molto interessanti. Lo striptease? Che vogliamo, quello no, no che vogliamo mettere giusto in campo. Per vedere con le donne in tema. Che metteremo in campo anche perché siamo stati inseriti quest'anno all'interno del comprensorio della Motor Valley, dove ci sono delle eccellenze a livello mondiale, internazionale, come il World Misano Circuit, l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Cioè, scusa, per chi non avesse chiaro l'idea di Motor Valley, Motor Valley è Lamborghini, Ferrari, Pagani, Ducati, non so, pensate a qualsiasi cosa che abbia un livello sportivo internazionale e un qualcosa di riconoscimento mondiale a livello proprio motoristico è nella Motor Valley. Poi abbiamo la Piemonte che fa la sua, la Torneo, ma la Motor Valley è questa ragazzi, cioè qui è la terra dei Mutur come dicono. E poi qui c'è la famosa, come diceva il sindaco ieri, no? La via Emilia. Sì, che beh, è la via di collegamento. L'Emilia, non lo vedo. Quindi ce ne sono. Quindi tanti progetti per sviluppare l'evento, per migliorarlo, anche a livello diciamo di qualità, di contenuti che abbiamo già messo in campo, ma quest'anno per problemi di tempistiche non siamo riusciti a realizzare, ma sono già pronti per essere lanciati per la prossima edizione. Quindi, scusa, prego. C'è da dire una cosa. Da quanto tempo lavorate a questo evento di solo 3 giorni? Quanto ci impiegate? Un anno. Sì. Da un anno all'altro. Un anno all'altro. Ma andrebbe detta anche un'altra piccola cosa che è degna di nota, e poi chiudiamo, che i ragazzi che organizzano questo evento sostanzialmente sono fuori da MAC, sono 4. Cioè tutto questo cinema è gestito da 4 persone a capo Sauro. Sì. Quattro ragazzi che di mestiere non fanno neanche questo, perché tutt'altro come lui, noi come me. Facciamo tutt'altro lavoro. Tutt'altro lavoro, quindi fuori dall'orario lavorativo, come passione, proprio per il territorio, per questo spirito di aggregazione, per questo. Per la soddisfazione di creare questa cosa. È una doppia soddisfazione, perché noi non facendo questo mestiere, hanno creduto case come Evian, Ducati, ufficiali, e sono venuti qua. Con delle strutture veramente più importanti. Così. Ma ti dico che da noi i nomi magari
grossi dell'ambiente motociclistico cercano di organizzare delle feste e non sempre riescono. E molto spesso, non molto spesso, a volte vanno addirittura deserte, quindi... Sì, ce ne sono anche tante da noi, magari qua ce n'è meno, ne fai una e una, insomma... Tra l'altro, però, qua cominciano ad arrivare anche, come noi, ma tanti altri, perché abbiamo tanti amici. E poi, l'ultima cosa, scusatemi, sul fatto delle presenze, no? Perché è sempre una cosa dubbia, quanta gente viene... Il tempo, noi abbiamo esattamente, quasi esattamente, il reale... numero delle persone, perché sono gli alberghi che ce lo dicono. Veramente ci sono gli alberghi che ce lo dicono quanta gente viene, no? Perché qui tra l'altro siamo nel palazzo dell'ufficio del turismo, loro sono a contatto con queste strutture e sanno esattamente i numeri, perché è l'albergo che poi loro hanno fatto un lavoro egregio con convenzioni, con hotel e tutto, e quindi loro sanno alla fine dell'evento quanta gente è intervenuta, gli appassionati fuori, gli spettatori. Certo. Esatto, certo. Vabbè, senza considerare poi la famiglia che col bambino... Un'altra cosa molto importante, questo è uno dei pochi eventi in cui uno con la famiglia ci si può permettere di girare col passeggino in mezzo a moto, in mezzo a macchine, in mezzo a cose, in piena sicurezza, perché c'è una, la sicurezza è a monte di tutto, perché posso dire che abbiamo un servizio, c'è stato un servizio d'ordine veramente, non è successo niente. Okay, proprio è stato imposto in base alle nuove normative sulla safety security, c'è stato veramente un servizio comune, di sicurezza, però non è successo niente, cioè non c'è stato un imponente, niente, tutto a posto, però basta farci complimenti adesso. Adesso scatta la 100.000 imbarazzante. Vi aspettiamo l'anno prossimo 2019, e io mi sento di consigliarvi, senza nessun interesse personale, se non la soddisfazione di coinvolgervi, come in altre occasioni abbiamo fatto, con di sentirci dire quando verrete, e io te l'avevo detto, e qualcuno mi dirà come sempre, cacchio, avevi ragione, ragazzi, ne vale la pena. Se volete farvi una mini vacanza e con la vostra macchina in moto americana, la vostra famiglia o da soli, questa è una scusa buona. Ci sono le moto, c'è il mare che è proprio qui, il buon cibo. Ecco, poi ci sarebbe anche il buon cibo, ma certo, magari non lo dico, perché poi c'è un problema di ritenzione idrica. E poi c'è lo spirito che non guasta mai romagnolo. Ragazzi, io vi aspetto alla prossima edizione, in numerosissimi e veramente con grande enfasi di partecipazione, perché ne vale la pena, ve lo consigliamo. A posto? Grazie, ciao, grazie. Ciao. All'anno prossimo. Grazie. Vai, ciao, ciao. Ti aspettiamo. Everywhere.
Fortunes are warming up, post the single.